Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti alla conferenza stampa di presentazione del Mister e vi chiedo cortesemente, come sempre, prima di fare la domanda, nome e testata, una alla volta, come sempre, quindi vi ringrazio, lascio subito la parola al direttore. Vicino, più vicino. Buongiorno a tutti, praticamente dico quello che ha detto Pietro, nel senso che siamo qui con grande piacere a presentare il nostro nuovo allenatore, lo conoscete tutti, Massimo Oddo, ha firmato con noi un contratto biennale e niente, lo lascio a voi, alle vostre domande, alle vostre curiosità e gli faccio anche ufficialmente un grande in bocca al lupo. Pietro, il microfono vicino all'allenatore. Grazie, mister. Perfetto. Salve, sono Carlo Giulietti, periodico Vecchia Guardia, dei tifosi. Allora, ho iniziato a giocare con Renato Curi, sei qui, allo stadio Renato Curi. C'è una predisposizione, come mai? Ci hai pensato? Dagli stessi colori. No, sinceramente no, però è una bella sensazione, nel senso che io ci diamo del tu. Come hai detto tu, ho iniziato i primi passi nel Renato Curi di Pescara. Proprio qualche giorno fa ho sentito Sabrina. Siamo amici, siamo molto amici, siamo cresciuti insieme praticamente. E era molto contenta di questa cosa. Mi ha detto che ci saremmo visti parecchie volte, so che lei viene spesso. E quindi è una bella cosa, insomma. Ripeto, i colori sono gli stessi. Io ho iniziato nel Renato Curi di Pescara e inizio questo percorso nello stadio Renato Curi. Una bella combinazione. Buongiorno, Francesca Mencacci, La Nazione. Ci facciamo del tu, così facciamo prima. Assolutamente sì. Com'è andata questo incontro con la società e se c'è qualcosa in particolare che ti hanno chiesto per questo progetto del Perugia? No, mi hanno chiesto se volevo andare in tuta o in divisa in panchina. No, scherzo. No, è andata bene, almeno per me è andata bene, per loro. Visto che c'è stata questa scelta, io ne sono ovviamente contento. La mia aspirazione massima di quest'anno era quella di partire dall'inizio, perché sono 2 anni che subentro e sapete bene che quando si subentra un allenatore si adatta molto a quello che c'è, alla situazione, e più delle volte quando si subentra è perché le cose vanno male, quindi ancora di più un allenatore si deve adattare sia agli uomini che a sistemi di gioco e quant'altro e a condizioni particolari. E quindi avevo necessità e voglia di iniziare una stagione dall'inizio, cercando di condividere idee con la società, con il direttore sportivo, e cercare di costruire una squadra che sia adatta a quelle che sono le idee che poi un allenatore vuole mettere in campo. E è ancora più importante quando queste idee sono condivise da un direttore sportivo che capisce cosa vuole un allenatore e cerca di mettere a disposizione giocatori non di nome, non che guadagnano, ma giocatori efficaci e funzionali a quelle che sono le idee che si vogliono mettere in campo. Concludo, in questo confronto, come valuti i giocatori attualmente a disposizione e se in sede di mercato hai suggerito più le caratteristiche o più i nomi di calciatori da prendere? Allora, una grande spinta per accettare questa sfida, non è retorica, ma è la verità, oltre che essere un amico, abbiamo condiviso anche un anno calcistico insieme a Napoli con il direttore. Andavo alla ricerca di un direttore che credesse in me, che capisse soprattutto che cosa vorrei, perché
proporre, e questo è stato un aspetto fondamentale, perché a quanto pare capito, poi vedete, a quanto pare hai capito. Forse. I nomi si fanno, ma i nomi si fanno più che altro per far capire le caratteristiche di un giocatore. Tipo, il primo nome che gli ho fatto è stato Dybala, però ovviamente Dybala non lo può prendere il direttore, però ha capito certamente che tipo di caratteristiche voglio, e sa perfettamente questo. L'importante è questo quando si costruisce una squadra. Poi il mio mestiere è quello di avere a disposizione i giocatori, cercare di migliorarli individualmente, cercare di creare una unità di intenti nel gioco e negli obiettivi. Invece il direttore fa il suo mestiere, conosce i giocatori, deve conoscere le volontà e le idee del proprio allenatore e cercare di metterli a disposizione i giocatori funzionali. Antonello Ferroni del Messaggero, rispetto agli altri anni, qui a Perugia si partirà con una base di giocatori comunque importante, nel senso che ci sono un buon numero di giocatori di proprietà. Avete concertato se e come e quanto cambiare secondo le tue necessità? No, la più grande certezza è che ci sono dei giocatori che partiranno in ritiro. Io non ho preclusioni per nessuno, perché sono fermamente convinto che i giocatori tu li puoi conoscere vedendoli la domenica, li conosco tutti ovviamente, ma non puoi mai conoscerli per quanto puoi conoscerli in allenamento, perché è una cosa completamente diversa. Quindi non ho minimamente preso posizione su determinati giocatori, anzi, e vedremo quelle che saranno le necessità del mercato e della società, e perché il percorso va fatto insieme, e poi tutti i giocatori che avrò a disposizione li valuterò sul campo, in base poi al periodo che staranno con me, potrò fare una mia valutazione. Clero Bertoldi del Corriere dello Sport. Niente, anche per illustrarlo a noi e per far fare un ripasso a Roberto Goretti, che cosa chiede provare Oddo in campo tecnicamente? E che tipo di gioco vuol far fare alla squadra? A me piace giocare a calcio, piace giocare piace provare ad arrivare al risultato tramite il gioco, per il semplice motivo che secondo me se giochi bene non è detto che vinci, ma è più possibilità di vincere. Questa è la mia filosofia. Per fare questo devi avere i giocatori adatti a quello che vuoi fare, quello che vorrei fare, quello di cercare di dare un'identità ben precisa alla squadra, di avere una squadra che giochi senza tener troppo conto di chi ha davanti, ma di cercare di proporre sempre le sue idee, sia in casa che fuori, e avere giocatori duttili, avere giocatori intelligenti, avere giocatori tecnici, con qualità. Prediligo giocatori che abbiano intelligenza calcistica e tecnica a giocatori fisici e istintivi. Non che siano migliori dei primi, però per quella che sarebbe la mia filosofia sono sicuramente più adatti. Parlato, se riesce tutto possiamo vincere lo scudetto. Poi dopo c'è un mondo dietro. Non bastano i giocatori bravi, non basta la tecnica, non basta essere messo bene in campo, non basta essere organizzati. Ci vuole l'alchimia giusta per far sì che una squadra possa fare un grande campionato. E per alchimia giusta parlo di tanti fattori che vanno dal campo anche a fuori dal campo, all'intesa che c'è nella società, l'intesa che c'è tra società e allenatore, il superare bene i momenti difficili che in bici sono sempre e ci saranno sempre, quindi come si affrontano e come si superano questi momenti, allo spogliatoio, al gruppo, a quanto si va d'accordo, a quanto ci si capisce. Quindi
bastassero solo i giocatori bravi sarebbe tutto troppo, troppo facile, ma questa è la legge del calcio, credo. No, ci sono tante squadre fortissime che non vincono e tante altre squadre che sulla carta sono meno forti ma che ottengono grandi risultati. Questa è la forza dell'alchimia. Poi c'è anche un altro elemento, la fortuna. Ma io non credo molto in queste cose. Io credo che la fortuna te la debba andare un po' a cercare tu. Partiamo dal presupposto che secondo me l'aspetto in assoluto più importante nella vita in generale, ma nel calcio, è la testa. E questo lo dico anche per esperienza personale. La testa fa tutto, fa tanto, può portare un giocatore normale ad essere un grande giocatore, può portare un grande giocatore ad essere un giocatore normale. E questo vale per il singolo e vale per il gruppo. E quindi partiamo dal presupposto che la più grande sfida di un allenatore è anche quella di creare questo tipo di testa e uguale mentalità, e accompagnato poi dai risultati, perché i risultati sono tutto. Tu puoi avere una giusta mentalità e una giusta testa, ma se poi non sei accompagnato dai risultati, a lungo andare va scemando un po' tutto. Buongiorno. Sono Carlo Forciniti del Corriere dell'Umbria. Tra i giocatori duttili, intelligenti, importanti, c'è anche Federico Melchiorri in questa rosa, giocatore che tu hai allenato. La mia curiosità è capire se vi siete parlati prima di, insomma, in questi giorni quando sei diventato allenatore del Perugia, e poi se posso un'altra domanda. Il giorno dell'annuncio ufficiale non ti sei nascosto dicendo una frase secondo me molto indicativa: è tempo di non pensare più a, è tempo che i tifosi non pensino più alla storia passata, ai bei ricordi passati. Quindi la mia curiosità è capire che tipo di obiettivi, magari minimi, vi siete dati in questa stagione. Grazie. Allora, no, io non ho parlato con nessun giocatore. ci parlerò poi. Il ritiro è fatto anche per questo, per conoscere chi si conosce di meno e per confermare magari delle chiacchierate con chi già conosci. Io Federico l'ho avuto per un breve periodo, l'ho avuto durante tutto l'anno perché io allenavo la primavera, quindi lo vedevo quotidianamente, ma effettivamente poi l'ho avuto per quelle 6-7 partite di playoff. E è sempre stato un ottimo giocatore, un giocatore che anche se vogliamo è stato sfortunato, mi sto tradendo, vedi, però è stato un po' sfortunato per quello che è stato il suo andamento per quanto riguarda gli infortuni, ma è sicuramente un giocatore validissimo. Ovvio che io l'ho allenato 3 anni fa, bisogna testare un po' tutti sul campo. Però è fuori di dubbio che è un tipo di giocatore che ha determinate caratteristiche che possono sempre comunque tornare utile ad una squadra, perché è un giocatore bravo. Altra domanda? Il fatto che è arrivato il tempo che ti può... Ah sì, sì. Questa è una situazione che si vive in tante società, soprattutto in quelle società che hanno avuto magari dei momenti di gloria, di prestigio, tanti anni in Serie A magari, giocatori passati che sono diventati importanti, e quindi si vive un po' di ricordi. Io credo che per cancellare un po' i ricordi sia fondamentale non tanto il futuro, ma sia fondamentale il presente, perché poi tramite il presente costruisci il futuro. E io credo che per cercare di dimenticare un po' quello che è stato, ma è importante soprattutto divertirsi. Io credo nel divertimento, per me il calcio è divertimento, a partire dal campo, dai giocatori, dalla società. Il direttore, se viene allo stadio, si vuole divertire, credo, se no taglia le vene. È antipatico il tifoso ancora di più, e anche e soprattutto i giocatori si devono divertire in campo. E questo credo che sia uno scopo principale, ma perché è una cosa propedeutica poi a tutto il resto, e quindi è fondamentale che
il mio personale obiettivo momentaneo è quello di portare un po' di entusiasmo, e l'entusiasmo si crea andando allo stadio e vedendo una squadra che prova a far divertire, che non ha paura, che gioca e che ha un'identità e che prova a costruire qualcosa di bello. Poi gli obiettivi sono impossibili da decifrare. Ho già commesso in anni passati questo tipo di errori, nel senso che, come ho detto prima, ci sono grandi squadre che non raggiungono obiettivo e squadre più piccole che invece raggiungono obiettivi importanti. Noi dobbiamo andare passo per passo, credo, e il primo passo è questo. Il primo passo è quello di cercare di creare entusiasmo attraverso questi mezzi. Antonello Menconi, Gazzetta, due cose se posso. La prima è, nella tua filosofia calcistica è sempre meglio vincere 4-3 rispetto ad 1-0, sempre comunque. E la seconda cosa, sei amico di Alessandro Nesta, se vi siete parlati in questo periodo, dopo che, o prima o dopo che sei diventato allenatore del Perugia. No, la mia filosofia è vincere 4-0. Perché devo prendere 3 gol? Il calcio è fatto di equilibri. Nel calcio c'è una fase difensiva e una fase offensiva. Lo scopo di, credo, di qualsiasi tipo di allenatore, e chi dice il contrario, a chi dice il contrario io non credo sinceramente, sfido chiunque, a qualunque allenatore, a dire vuoi vincere 4-0 o 4-3 o 6-5. Io penso che tutti dicono 4-0. E sono, è retorica, credo. Il calcio è fatto di due fasi, quella offensiva e quella difensiva, e il massimo per una squadra è quella di avere una buona, un'ottima, una grande fase offensiva e una buona, un'ottima, una grande fase difensiva. E questo vuol dire che devi cercare di fare più gol possibile e subirne il meno possibile. E quindi l'obiettivo quotidiano è quello di lavorare per questo. Poi qualche gol lo prenderemo, sicuro. Nesta, sì, Alessandro è un amico, lo sento sempre. Ci sentiamo spesso e siamo fatti una chiacchierata generale. Ovviamente non è che nascondo il fatto che gli abbia chiesto di qualche giocatore, ma per il motivo che ho detto prima, perché quando alleni i giocatori li conosci meglio, sicuramente, e scopri di più del proprio mondo, di come sei fatto e di come ti alleni e di quello che puoi dare in base a una semplice partita che vedi in televisione o giochi d'avversario. Tutto qua. Buongiorno. Benvenuto Perugia, Marco Taccucci, Umbria TV. Vorrei chiederti una cosa essenzialmente. Ho seguito il tuo percorso, come tutti d'altronde, e insomma il tuo Pescara credo che abbia espresso per lunghi tratti anche in Serie A nella prima parte miglior calcio, un calcio veramente molto bello da vedere. Poi ti ho seguito anche a Udine e secondo me lì anche per causa di forza maggiore hai un po' interrotto la tua strada, no? Avevi anche giocatori con altre caratteristiche probabilmente, e vorrei chiederti che cosa ti hanno insegnato queste esperienze negative rispetto, insomma, a quel percorso di crescita che avevi iniziato a Pescara, che stavi portando avanti. Ecco, cosa hai imparato da queste esperienze negative? Cosa non rifaresti? Grazie. Siamo con una settimana. Partiamo dal presupposto che dalle vittorie non impari nulla, dalle sconfitte impari tutto. Quando le cose vanno male, quando sei esonerato, quando te ne vai, la prima settimana pensi di non aver mai sbagliato nulla, poi a mente fredda capisci, ragioni, rifletti e capisci tutti gli errori che hai commesso, che è una cosa normale. Nel calcio non vince chi è perfetto, ma vince chi sbaglia di meno, perché l'errore l'errore umano, e questo vale per la società, vale per l'allenatore, vale per i calciatori e anche gli arbitri. E,
E quindi le esperienze negative sono quelle che ti formano, quelle che ti aiutano a crescere e ti fanno capire tante cose. E, il mestiere allenatore è un mestiere in continua evoluzione. Qualsiasi tipo di allenatore a distanza di 5 anni è un allenatore diverso. Rimane magari la mentalità, ma cambiano tante cose. Se c'è una cosa che, di cui sono fermamente convinto e sono lo stesso allenatore di 5 anni fa, è quella che ho detto prima, che tramite il gioco c'è più possibilità di arrivare a fare risultato. E sono ancora più convinto, nonostante non abbia fatto una vittoria in Serie A con il Pescara, che l'unico modo competere magari in una categoria più grande con una squadra con non possibilità pari alle altre e fare bene è quella di arrivare tramite il gioco. Quindi questa è la mia unica certezza. L'hai messo in dubbio questa cosa? Mai, non l'ho mai messo in dubbio, ma l'ho sbagliato. C'è stato un momento in cui tante volte un allenatore, quando le cose vanno male, la stampa, poi i giornalisti incominciano a dire ha perso la testa, comincia a cambiare, non ci capisce più nulla. Io credo che sia un percorso normale di qualsiasi allenatore che è in difficoltà con la propria squadra. Un allenatore deve trovare soluzioni, questo è inevitabile. E sono scelte a volte complesse, no? Io ad esempio ho fatto un anno e mezzo facendo sempre la stessa cosa, poi mi sono ritrovato a non vincere una partita, e un allenatore che fa? Continua? Si ferma? Cambia? Cambia filosofia? Cambia modulo? Ci sono tanti aspetti che passano per la testa di un allenatore, e quello è il momento in cui magari gli si punta il dito e gli dice ha perso la testa. No, io credo in quel momento un allenatore cerca soluzioni, cerca alternative per cercare di dare un cambio di direzione ad un'annata che in quel momento non è positiva. Però questo ti aiuta a capire tante cose. Ad esempio l'esperienza di Udine è stata un'esperienza estremamente formativa, perché come hai detto tu, io non ho fatto nulla di quello che è il mio calcio, perché sono subentrato, perché era un momento particolare, perché le caratteristiche di quella squadra erano caratteristiche assolutamente all'antitesi di quella che può essere la mia idea di calcio, e quindi ho fatto qualcosa di completamente diverso, sia in termini di filosofia che in termini di modulo, tant'è che per la prima volta ho giocato a 5, però ho avuto modo di imparare a mettere in campo una squadra a 5. È un aspetto positivo, un esempio, no? Quindi anche da questi momenti negativi si impara tanto, ma soprattutto la cosa più importante è che si impara a gestire i momenti negativi, che è la vera esperienza che manca poco, che manca ad un allenatore giovane. Quando si parla di mancanza di esperienza di un allenatore non è tanto sul campo, perché sul campo magari noi che siamo stati anni, più o meno le cose sono quelle, poi evolvono, le cambi, le modifichi in base a quelle che sono le tue idee, ma la vera inesperienza di un allenatore è la gestione dei momenti, che sono migliaia durante un anno, un momento positivo, un momento negativo, un momento di esaltazione, quindi capire il momento in cui devi frenare, il momento in cui devi tirare le orecchie, il momento in cui, non lo so, devi tirare un calcio in culo a qualcuno. Sono cose importanti, questa è la vera esperienza che fa un allenatore sulla panchina, e questa esperienza la fa soprattutto passando per momenti negativi. Ciao Massimo. Perché quando le cose vanno bene è troppo facile. Ciao Massimo, Nicola Costini, TAF Channel, due considerazioni rapide. La prima, abbiamo parlato di un singolo che è Melchiorri, da uno dei più anziani a uno dei più giovani. Filippo Ranocchia è un giocatore sul quale la società punta molto, già acquistato dalla Juve lo scorso anno, ha trovato poco spazio anche per motivi di età. Come lo consideri tu? Lo considererò meglio quando lo allenerò. Stessa risposta di prima, ma è la verità, non mi voglio nascondere dietro a nulla. Federico l'ha allenato, anche se per poco, ma posso essere certo di quello che dico. Ovviamente parlo di 5 anni fa, adesso magari anche lui sarà evoluto, magari anche lui sarà migliorato in alcune cose, quindi ci sarà una valutazione differente magari, oppure no.
giocatori che io non ho allenato posso esprimere un giudizio che però rimane fine a se stesso, perché non sarei reale, non sarei corretto. Creare entusiasmo, sognare non costa nulla, Mondiali 2006, tutti si ricordano Massimo Oddo che taglia il codino a Mauro Camoranesi. Se il Perugia va in Serie A, tagli il capello al direttore in mezzo al campo. Questa me la fanno ovunque. No, no. Ripeto, per il momento sarei contentissimo di dare una mentalità e un'identità a questa squadra e di riportare soprattutto un po', di dare, non riportare, perché l'anno scorso credo che ci sia stato anche entusiasmo, di dare entusiasmo a questa piazza che è una bella piazza, è sempre stata una bella piazza. Ho scelto anche per il tifo, un bel tifo, bella curva, bello stadio, quindi sono cose importanti queste, però bisogna sfruttarle, no, queste cose qua. Io credo, un'altra cosa in cui credo tantissimo è la spinta del pubblico. Se tu hai uno stadio come quello di Perugia, se hai una curva come quella di Perugia, insomma, io me la ricordo quando venivo a giocare qui da calciatore, gli anni della Serie A, beh, insomma, quando entri all'angolino lì sotto la curva del Perugia non è proprio semplice per un avversario, quindi queste sono cose fondamentali e credo fermamente che il pubblico possa portare tanti punti ad una squadra in un campionato. Sì, Alessio Torsuoli di acperugia.com. Buongiorno mister, benvenuto a Perugia. Un paio di domande, una provocatoria e una tecnica. Allora, intanto quella provocatoria, ha festeggiato da neotecnico del Perugia il proprio compleanno, è convolato a nozze, che ciliegina sulla torta finale si aspetta da questa stagione? La seconda, più tecnica, qual è il suo tipo di attaccante preferito, il suo prototipo di attaccante, considerando che il Perugia l'anno scorso spesso ha avuto difficoltà di metterla dentro quando occorreva farlo? Lei predilige il classico attaccante d'aria, il cobra diciamo d'aria come spesso abbiamo avuto in passate stagioni a Perugia, oppure un attaccante che fa salire la squadra e attende l'inserimento delle mezzale, oppure un attaccante che cerca la profondità quindi, e attende quindi la verticalizzazione dei compagni? Grazie. Madonna, quante domande. La prima. Sì, la ciliegina sulla torta che si attende da questa stagione, considerando che ha già avuto due personali obiettivi. Cosa già. Sogno o cosa voglio? Cosa si attende come ciliegina o cosa sogna? Naturalmente. Cosa sogno? Vince il campionato con 20 punti di vantaggio, ma non è reale. Cosa mi prefiggo personalmente, ma a livello di squadra, è quello che ho detto prima. Ricreare entusiasmo, dare un gioco, dare un'identità, far divertire i giocatori, la società e il pubblico sugli spalti. Poi da qui vediamo che succede. Il tipo di attaccante suo, diciamo, ideale, che caratteristiche deve avere? L'attaccante deve saper far tutto. Prima cosa deve far gol. Come quelli che dicono il portiere deve giocarmi bene con i piedi. No, prima deve parare. Se gioca meglio con i piedi, meglio. E l'attaccante deve far gol, ma l'attaccante deve essere messo in condizione di far gol. Io sono convinto di questo. E, altrimenti non si spiegherebbe perché, non lo so, Higuain fa 32 gol al Napoli e poi va in un'altra squadra e ne fa 2. Sempre Higuain. Quindi io credo che i giocatori vadano messi in condizione di far gol. E per fare gol ci vuole un'armonia, ci vogliono dei movimenti che impari e cerchi di insegnare in allenamento e che loro imparano in allenamento. E questo è un obiettivo. E la punta deve saper giocare di spalle, deve saper attaccare la profondità, deve saper proteggere il pallone, deve saper far tutto. Poi è ovvio che ci sono delle caratteristiche, ci sono attaccanti con caratteristiche ben definite e si cercheremo di mantenere, no, cioè non, qui non è che siamo alla Juve, voglio Higuain qua,
si cerca di fare il massimo, si prendono punte su cui si crede e si migliorano. Quindi se arriverà, se ci sarà una punta brava ad attaccare la profondità, continueremo a fargli attaccare la profondità e gli insegneremo meglio a venire incontro e scaricare palla. Viceversa faremo, e questo lo faremo con tutti i giocatori, giusto? Perfetto. Buongiorno Massimo, Domenico Cantarini, Rete Sole. A proposito dei giocatori d'attacco, hai chiesto un Dybala, poteva essere Verre, se farai, anche visto la, insomma, la, il percorso fatto insieme al giocatore, se farai un tentativo magari più avanti sul mercato, visto poi com'è andata in questa stagione. Una seconda cosa invece sul contratto, se è stato più Perugia a spingere per un biennale, se Massimo Oddo voleva un biennale, se vuoi aprire un ciclo come chiede Perugia. Allora, permettimi di dirti che Verre con Dybala non c'entra niente. Sono due giocatori diversi, perché tante volte magari uno può pensare allo stesso ruolo, ma anche il ruolo richiede, cioè il giocatore stesso in quel ruolo può avere caratteristiche diverse, quindi sono assolutamente due giocatori assolutamente diversi. Verre, guardate, l'esperienza personale, preferisco avere un buon giocatore che ha voglia e ha la testa giusta per affrontare un'annata in questa squadra, che avere un grande giocatore che non ha la testa giusta e magari ha altri obiettivi leciti, non sto screditando nessuno, ci mancherebbe. Io credo che sia lecito da parte di Valerio, e dopo aver fatto un anno strepitoso così e 12 gol, poter ambire a una categoria superiore. Sarebbe un pazzo non pensare a una cosa del genere, quindi è giusto che sia così. Poi, come ha detto il direttore, non so se è la verità o l'avete scritto voi, magari questo tipo di giocatori si giocheranno le loro chance nelle società di appartenenza, e poi se non capiranno che non avranno lo spazio, scenderanno di categoria o andranno in un'altra squadra. Questo si vedrà, ma in questo momento credo che sia assolutamente lecito da parte di Valerio cercare altrove fortune, magari in una categoria superiore, credo che sia molto normale. E ripeto, qui la cosa più importante è avere i giocatori che si mettono in discussione, che hanno voglia di imparare, di migliorarsi, che sposano il progetto e che danno tutto e sono con la testa al 100% qui a Perugia. Questa è la cosa più importante. Contratto? Ah, io non ho manco chiesto, allora ne ho fatto due e basta, io non ho chiesto niente. Perché sì, la prima cosa che la società mi ha detto è che hanno sempre avuto questo problema, no? Con gli allenatori che fanno un anno bene e poi vanno. Questo è lo stesso discorso di io credo che questa sia una piazza assolutamente da progetto, non è una piazza da un anno, perché con il massimo rispetto ovviamente, società come posso immaginare Empoli, Benevento, con il potenziale economico che hanno, magari un allenatore può scegliere anche di andare per un anno, giocarsi le sue carte e lottare per vincere il campionato, perché credo che queste siano le aspirazioni. Non che qui non ci siano queste aspirazioni, perché l'aspirazione ci deve essere sempre, ma è una cosa completamente diversa. Qui devi costruire qualcosa non con il potenziale che hanno altre squadre, e quindi si proverà a fare il meglio possibile per quest'anno, ma io credo che già da quest'anno si debba lavorare per il prossimo anno. Mentre una squadra che punta e parte per vincere il campionato
credo che lavori solo per quest'anno, perché vince il campionato e poi magari il prossimo anno in Serie A cambierà tutto. Questa è una società che ha l'obbligo, credo, dimmelo se sto dicendo, credo che è una società che ha l'obbligo di costruire un percorso e prepararsi anche per il prossimo anno, fare il meglio possibile quest'anno, ma non ragionando a breve termine un anno, ma ragionando in questo caso a 2 anni. Quindi, come l'anno scorso mi è sembrato di capire, o comunque sono quasi certo, che c'erano pochissimi giocatori di proprietà all'inizio, giusto? Quest'anno già ce ne sono 12-13, il prossimo anno ce ne devono essere 16-17. Questo è il percorso che va fatto, questo è quello che si aspetta dalla società, dal proprio allenatore, quindi che rimanga qui per un progetto per 2 anni, e ovviamente viceversa è quello che si aspetta da un allenatore, perché se un allenatore poi quest'anno parte da 12 giocatori, il prossimo anno da 7, insomma c'è qualcosa che non va, a meno che 5 sono andati via, abbiamo fatto una plusvalenza di 140 milioni, allora le cose cambiano. Buongiorno, Daniele Cervino dalla Nazione, benvenuto Massimo. Grazie. Questa è una piazza importante, i tifosi si aspettano tanto, è partita anche la campagna, è stata presentata la campagna abbonamenti. Volevo capire da lei qual è, cosa pensa di tifosi, nel senso che rapporto ha con i tifosi, se predica, se condivide un rapporto diretto con loro, e soprattutto, visto che sono anche molto attivi, parliamo di social network, che rapporto ha con i social network lei? Rapporti diretti non ne possiamo avere, per quanto mi risulta, con i tifosi. E i tifosi sono una parte essenziale del calcio, perché, come ho detto prima, sono fermamente convinto che un pubblico come quello di Perugia ti può portare 10-12 punti a campionato, perché nei momenti di difficoltà, nei momenti finali di una partita, concitati e quant'altro, il pubblico ti può spingere, ti può tirar fuori, da ogni singolo calciatore qualcosa in più, e quindi questa è una cosa in cui credo fortemente, ma questo dipende solo dalla squadra. Non credo che ci sia un rapporto dalla squadra dei giocatori verso il pubblico, ma è viceversa, è la squadra che deve trascinare il pubblico. Il pubblico è uguale in tutti gli stadi, credo. Io credo che qualsiasi tifoso del Perugia, ma come qualsiasi tifoso d'Italia e del mondo, per qualsiasi tifoso d'Italia o del mondo, la cosa più importante è vedere sudata la propria maglia. Vedere l'impegno in campo costante dal primo al 92, 93, 94, 95esimo minuto. Poi nel calcio si vince, si perde, nessuno pretende che si possa sempre vincere. Poi è vero che il calcio è fatto di risultati, e quindi se abbiamo un connubio perfetto tra sudarsi la maglia, impegnarsi, essere professionisti al 100%, dare tutto in allenamento la domenica, e vincere anche le partite, e allora vuol dire che il pubblico ti segue, il pubblico ti applaude, il pubblico ti sostiene. E viceversa, è giusto che il pubblico non ti sostenga più e ti fischi, o meglio, sostenga la maglia, ma non sostenga più la società, l'allenatore e i giocatori. Questa è una cosa normale, credo. Quindi spetterà a noi creare un certo tipo di entusiasmo. Buongiorno mister, Andrea Franceschini, Umbria Radio. Torno sul discorso del gioco, delle vittorie che passano attraverso il gioco. Al Perugia dello scorso anno sicuramente, se c'è una cosa che non è mancata, è il gioco, il fatto di proporre sempre, di essere anche una squadra sbarazzina da questo punto di vista, molto giovane ma molto propositiva. Però in alcune, la lacuna, al di là di aver subito tantissimi gol, è quella magari di aver peccato di esperienza, di aver
di non essere riuscita magari a gestire dei risultati in alcuni momenti. Ecco, questo aspetto che può essere un po' il rovescio della medaglia, senza fare i processi al Perugia dello scorso anno, ma vedendo anche in ambito generale l'andamento del campionato del Serie B, dove molto spesso vince chi è più quadrato, chi subisce meno. Come si può ovviare a questo partendo da una base come quella dell'organico del Perugia, molto giovane, molto tecnica, con giocatori di esperienza da cercare sul mercato o con un cambio di mentalità dal punto di vista dell'organizzazione o ovviamente con entrambi? La domanda è finalizzata a sapere se determinati tipi di giocatori di categoria possono essere nel DNA del suo tipo di gioco, del suo tipo di organizzazione. Ma come ho detto prima, a me non interessano i giocatori di categoria, non interessa il giocatore col nome, non interessa il giocatore che guadagna tanto, non interessa il giocatore che ha giocato in Serie A, a me interessa la realtà, interessa il giocatore che ho a disposizione, che deve essere un giocatore che ha le caratteristiche che piacciono a me, che sono funzionali alle nostre idee. Io non guardo in faccia a nessuno, cioè, se uno merita va in campo e gioca, può essere anche un diciottenne. Io quando sono passato in prima squadra praticamente per off nel Pescara, ho preso Torreiro, l'ho buttato dentro, aveva 17 anni, non aveva mai giocato in Serie B, meritava per me e ha giocato, quindi per me è indifferente l'età, è indifferente tutto. È ovvio che quando hai una squadra giovane ci sta che magari in determinati momenti della partita c'è una minor gestione, ma è normale, come ci sta che nei momenti negativi di un anno si ha bisogno all'interno dello spogliatoio di giocatori che hanno un certo tipo di carisma, che fanno quadrato, che fanno gruppo, ma non è detto che sia il trentenne. Io ho avuto esperienze di giocatori ventenni che erano molto più leader di giocatori trentenni. Conta molto di più la personalità di un calciatore che l'età e quello che hanno fatto in carriera. Buongiorno mister, benvenuto. Pietro Cuccaro, ombreon.it e Umbria TV. Volevo fare una domanda sul recente passato, cioè se mi può dire con sincerità se negli ultimi 2-3 anni ha avuto occasione di venire a Perugia, se c'è stata una trattativa, siccome se ne è parlato molto sui giornali. Si può dire. No, c'era stato un contatto tra me e il direttore prima di andare ad Udine. Molto prima di andare a Udine, cioè non, molto, cioè nello stesso periodo in cui sono andato a Udine, 2-3 giorni prima infatti, ma c'è stata solo una chiamata e in quel momento io stavo aspettando questa chiamata da Udine, quindi non se ne è fatto più nulla. Il giorno dopo l'esonero di Giudice, esatto, sì era già stato corretto. Sì mister, buongiorno, Enrico Fanelli, tifogrifo.com, sono qua. Non so se questa domanda è stata già fatta prima, ma volevo chiederle una cosa riguardo al pubblico. Nel 2015 lei ha messo piede in questo stadio per la prima volta, no? Giocando tra l'altro una grande partita. Volevo da chiedere allenatore. Sì, da allenatore, sì. E volevo chiederle appunto che impressione le ha fatto insomma uscire da quel tunnel e trovarsi un pubblico del genere proprio qui a Perugia, insomma, grazie. L'ho detto prima, se avete notato, ho detto prima che non è semplice per un giocatore, un allenatore avversario entrare da quel tunnel all'angolo e trovarsi subito la curva del Perugia, che ovviamente in quel giorno era stracolma e strapiena, quindi non è assolutamente semplice. Quello deve essere il valore aggiunto di questa squadra, deve essere veramente il 12° uomo in campo. Mi piacerebbe riempire anche un po' i distinti, ultimamente ho visto un po' vuoti. D'Argenio, Umbria Journal, volevo chiederle, visto che ha parlato
probabilmente tra i primi dei suoi predecessori a parlare di progetto qui a Perugia, e una bella parola, e non so poi il direttore se ci creda o se comunque, visto che i risultati poi arrivano sul campo, sarà da confermare ovviamente, per questo non vado molto lontano, se ci può dare qualche cenno delle sue fasi di preparazione, visto che il Perugia, soprattutto delle ultimissime stagioni, psicofisicamente non ci è arrivato granché in fondo al campionato, nonostante una sostanziale buona annata. Come incide sulla mente e sulle gambe dei suoi calciatori poi praticamente? Preferisce più individuali, più di gruppo? Guarda, l'unica cosa che posso dirvi è che la frase più retorica e sbagliata che c'è nel calcio è: andiamo in ritiro, mettiamo fieno in cascina. È una cosa di 40 anni fa forse, non lo so, non c'entra niente. Tu puoi lavorare tantissimo in ritiro, ma se poi durante l'anno non dai continuità, non è che ti porti il lavoro del ritiro fino a fine campionato. Il lavoro del ritiro te lo porti fino alla prima, seconda di campionato, dopodiché svanisce tutto. Quindi io credo che ci voglia costanza durante tutto l'arco del campionato. La mia squadra deve saper giocare a calcio, deve avere un'identità, deve dare entusiasmo, ma deve anche correre, perché se tu hai tutte queste caratteristiche ma non corri, insomma, si fa fatica. Sono un allenatore a cui piace allenare ad alta intensità, e quindi allenamenti molto, molto intensi, simil partita. Credo che la maniera migliore per riproporre, per far bene durante la domenica, è quello di cercare ogni giorno di riproporre situazioni da partita, quindi l'intensità deve essere sempre, sempre la stessa. Se ti alleni sotto ritmo, la domenica non puoi andare più forte degli altri. Da giocatore eri quasi infallibile sui tiri dagli 11 metri, anche dotato ai tiri dal limite. Pensi che nel calcio del terzo millennio sia fondamentale ottimizzare questo tipo, per esempio negli ultimi anni a Perugia calci dal limite hanno reso poco? Sì, è fondamentale, perché soprattutto secondo me, soprattutto in Serie B è importante, perché tante volte, più delle volte, soprattutto nel calcio moderno, tante squadre si adattano a te. Sono molto organizzate, gli allenatori sono bravi, sono molto organizzati sulla fase difensiva, si sanno chiudere bene e sanno ripartire. E soprattutto quando vai ad incontrare, questo è l'auspicio, questo è quello che uno spera, quando una squadra andrà a incontrare il Perugia, che sarà una squadra che proverà sempre comunque a giocare, a proporre il proprio gioco, il proprio ritmo, tante volte potrà capitare che incontri squadre molto organizzate a livello difensivo, che ti aspettano, che ripartono, e in questi casi tante volte, molte volte, le partite possono essere anche sbloccate dalle palle inattive, quindi è un aspetto odierno del calcio che è fondamentale. Un buon battitore libero ti può portare 10-12 gol a campionato. Maurizio Troccoli, Umbria 24. Mister, prima c'è stato un passaggio in cui ha detto, a una domanda di un collega, ha detto: noi allenatori non possiamo avere rapporti diretti col pubblico. Io non sono esperto, quindi vorrei capire meglio cosa significa non poter avere rapporti diretti con i tifosi. E poi ha detto anche che c'ha avuto una telefonata con Nesta. Insomma, sono curioso di capire la differenza che passa tra l'idea che Nesta si è fatto di questa squadra e quella che si è fatto lei. Che cosa manca fondamentalmente al Perugia secondo Oddo? Sono tre domande. Sì. Allora, la prima è, vi faccio un esempio: tante volte succede che a fine partita la squadra va sotto la curva per salutare i tifosi. Ecco, la normativa dice che non si può arrivare fin sotto alla curva, ma bisogna stare a distanza, non si possono lanciare
lanciare le magliette, teoricamente non si potrebbero lanciare magliette, avere rapporti diretti. Ecco, giusto, mi confermi dietro questo rapporto con i tifosi. Quindi non è una cosa che dipende da noi, ma dipende dalla normativa. Poi ovviamente se incontro un tifoso per strada lo saluto, ci mancherebbe. Altra domanda era? Nesta, Oddo, la differenza di idee che ci avete detto di dire? Ah, non lo so. Oddo se la dovrà fare. Nesta ha dimostrato, io devo ancora farlo. Quindi le differenze le troverete voi dopo, se ci saranno. Inoltre Alessandro, io ci parlo spesso di calcio, ma non ho mai visto allenare. No, sulla base della telefonata che vi siete fatti? No, no, ma noi siamo credo allenatori abbastanza simili per quelle che sono le ideologie di calcio. Poi all'interno ci possono essere tante varianti, ma ogni allenatore ha le sue idee, ci mancherebbe. E l'ultima era: cosa manca di Perugia secondo lei? In che senso? Come lo vorrete? Ah, vabbè, per ora siamo pochi ancora, no? Bisogna integrare, ma questo è normale. Vorrei che il direttore si impegnasse a portarmi i giocatori adatti alla mia idea di calcio. Siamo alla fine delle domande, per favore, grazie. Salve mister, De Matteis, Perugia Today. Una cosa veloce: Goretti lo conosceva, avete giocato insieme, poi insomma verrate contattati anche in passato, però volevo chiedere invece un'impressione sul presidente, no? Perché lei era in ballo con uno o due altri nomi e è scoccata una scintilla, almeno da quello che ha traprato anche nel presidente nei suoi confronti. Volevo sapere cosa l'ha convinta di lui, cioè come, al di là di Goretti che vi conoscevate, che sensazioni le ha trasmesso. Ma questa è una domanda che ho fatto a lui, la scintilla, insomma, sono appena sposato. No, a lei che No, sensazioni positive di una persona gioiosa, una persona piena di vita che ama il Perugia, ama la sua squadra, farebbe di tutto per la sua squadra e che si è calato con tutta la sua persona in questa sua avventura che ormai è un po', no? Una decina di anni, credo. È un tifoso, io lo vedo proprio come un tifoso del Perugia, questa è l'impressione che mi ha dato, ma ci siamo visti un paio di volte, quindi avrò modo anche lui di conoscere come i giocatori che alleno, lui lo conoscerò dietro una scrivania. Se ha un'idea già di dove sarà il mondo oppure se ci sono i punti fermi e le varianti? C'è un'idea di modulo, ma poi, come ho detto prima, come si imparano a conoscere i calciatori in campo, poi può succedere che conosci un giocatore e capisci che in un'altra posizione di campo magari ti rende di più, e quindi in questo caso l'idea di mettere una squadra in campo c'è, ma poi deve essere anche elastico l'allenatore a capire quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, perché credo che l'obiettivo principale di un allenatore sia sì quello di cercare di dare un'identità, di dare un gioco, ma anche quello di mettere nelle migliori condizioni i propri calciatori a rendere al massimo. Quindi, conoscendo poi i giocatori, vedremo cosa ne uscirà fuori. Sicuramente andremo in campo in 11 all'inizio. L'idea è quella. E poi se magari capita che il direttore mi prende un fenomeno e ho tre centrali bravi, gioco a tre, devo fare. O no? Ma non credo che me lo prenda il terzo. Grazie, grazie a voi. Giù le mani. Grazie.
grazie a voi. Grazie. Buona grazie. Volta. Grazie.